Ciao a tutti dal Piero. Allora, questo sfondo, come potete leggere qua sopra, indica i gasdotti in Europa. Nord Stream 1 e 2, il secondo non è ancora finito, l'hanno bloccato subito. Yamal Europe, Brotherhood, Soyuz e la TAP. Perché vi mostro questo? Perché l'Ucraina in questo momento diventa terra molto appetibile per quanto riguarda gli americani. Gli americani vorrebbero poter entrare in possesso dell'Ucraina o di parecchie terre ucraine per poter mettere, diciamo così, le mani sui rubinetti del gas che passano, come potete vedere, dall'Ucraina. Brotherhood e Soyuz passano da lì. Il Nord Stream è quello che porta il gas, come potete vedere, in Germania. Yamal Europe passa in Bielorussia, Polonia e Germania. Quindi lì le mani ce ne mettono poco, se pensate alla Bielorussia. Pensate ora all'Ucraina, che ne ha ben due di gasdotti e che in questa guerra non sono ancora stati toccati. Perché non sono ancora toccati? Perché l'Ucraina continua a incassare fior fior di miliardi di royalties per quanto riguarda i due gasdotti. Altro motivo per il quale vorrebbero mettere le mani sull'Ucraina, ve lo mostro subito, datemi tempo, è questo qua, le quattro grandi lobby del mangiare, cioè queste quattro grandi lobby comandano tutto il mondo per quanto riguarda il mangiare, tutto quello che mangiate arriva da loro, ok? Quattro grandi lobby gestiscono il mangiare di tutto il mondo. E i prezzi, come potete vedere, sono molto 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 in attivo questa gente qui. Questa gente qui ha comprato una roba tipo, ve lo dico subito perché ce l'ho e non ricordo quante sono, non ricordo se sono milioni o miliardi, abbiate pazienza. Una roba tipo 17 mila miliardi di metri quadrati terre coltivabili in Ucraina. Ora ve lo dico subito, abbiate pazienza, ci va solo un minuto. 17 milioni di ettari di terre coltivabili in Ucraina che hanno comprate lì. Tenete solo presente che l'Italia ne ha coltivabili 16,7 milioni. Cioè queste quattro lobby si sono comprate un pezzo di terreno più grosso dell'Italia. Ok? E non è finita lì, perché chi gestisce le semenze, no? Diciamo così, i semi, le piantine, guardate un po' chi sono. Una, due, su questa torneremo un attimo, tre e quattro. Queste quattro grandi società. Voi direte, ma come, hai dimenticato Monsanto? Non l'ho dimenticata. Se voi guardate là in alto, io ho messo la Bayer. La Bayer là in alto è la Monsanto. Ok? E sotto c'è ChemChina, China National Chemical Corporation. Cioè, questa gente gestisce i semi. Bayer, quindi Monsanto, e la ChemChina, allo stesso modo Lima, Grain e Corteva. C'è 8 lobby, tutte in Ucraina, e a parte la Bayer sono tutte americane e tutte nella gestione del mangiare. Ora voi capite che chi gestisce il mangiare gestisce la vita di tutti. Chi comanda la distribuzione, il mangiare, i semi, gestisce la vita di tutti. Decide come devi vivere e se devi vivere. Ora capite quali sono gli interessi in Ucraina. Alla Russia non frega un cazzo dell'Ucraina. Però la Russia non frega un cazzo all'Ucraina, come non gli frega niente, assolutamente niente, ma proprio zero di quello che l'Ucraina fa sul suo territorio, parlando ovviamente di coltivazioni, terreno e quant'altro. Quello che frega la Russia è che non gli vanno a rompere i coglioni. Questa gente, questi e quelli, hanno dei grossi interessi. E sono tutte aziende americane. Ecco perché l'America vuole arrivare in Ucraina, ovviamente poi per piazzarci basi NATO e quant'altro. Ora voi riuscite a capire che
Questo vuol dire una guerra per procura. Questa è una guerra per procura. Ecco quello che sta accadendo. Ecco gli interessi americani in Ucraina. Ok? La gaffe che ha fatto Biden parlando di Taiwan non è una gaffe, è una cosa voluta. È una cosa voluta di proposito. Perché l'hanno voluta di proposito? Per distogliere lo sguardo da quello che sta succedendo in Ucraina. L'Ucraina è piena di laboratori chimici, dove questa gente e quella gente, scusate, e quella gente ci stanno lavorando dentro, oltre che produrre virus e armi batteriologiche. Ecco dove sono gli interessi americani. Ecco perché gli americani vogliono l'Ucraina. Questo lo capite? Questa gente qua sta comandando il mondo. Questa gente qua. Kargil, ADM, Bunge, LDC, Bayer, Chemchina, Limagrain e Corteva. 8 lobby gestiscono il mercato mondiale del mangiare. Loro decidono se voi mangiate oppure no. Lo capite? Usiamo la testa. Senza contare il petrolio, no, il petrolio, scusate, il gas, come ho fatto vedere prima, senza contare il gas, che è quello che effettivamente è quello che conta di più per l'America. Perché? Perché l'America stessa va in crisi, non ha gas per se stesso, ne ha veramente niente. E quello che sta facendo in Russia, l'America, quello che sta facendo in Russia con l'Ucraina, l'America, è la stessa cosa che stanno facendo in Siria. In Siria e in Libia. La stessa cosa. Ora capite anche perché la Russia appoggi la Siria. Io vi invito veramente a usare un po' il cervello e a capire realmente quello che sta succedendo. Perché non è poi così difficile, come le trovo io le cose in rete, le potete trovare anche voi. Non fidatevi delle informazioni che passano così facilmente in TV. Non fidatevi neanche di noi. Le informazioni che io vi do, andatele a verificare su internet. Andatele a verificare, avete un mezzo fantastico che è internet, andatele a verificare. Questa guerra finirà quando quelle 4, 8 lobby saranno uscite dai coglioni e quando finalmente la Russia riuscirà a mettere le mani sull'Ucraina. Perché finché l'America vorrà mettere le mani sull'Ucraina, questa guerra non finirà mai. Un bacio e un abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!